Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per un nuovo episodio di Dragon Quest 11 Echi di un'era perduta in italiano. Il nostro tour per Erdrea è giunto alla terza parte e siamo qui a Gelaim, per la precisione nella parte della regione al di fuori del covo dei vichinghi. Una ragazza in questa linea temporale non ha ancora ricevuto il nostro aiuto e avete capito benissimo di chi stiamo parlando. Ovviamente il soggetto in questione è la sorella di Eric, Mia, che ancora è trasformata in una statua d'oro e che noi in qualche modo riusciremo a salvare. Ricordiamo che nella timeline originale era stata salvata da Mordegon stesso, per essere poi asservita al suo potere e diventare la sentinella spettrale Horus. Comunque, vediamo un po'. La porta è ben chiusa. Sarà anche qui un rivisitare gli eventi in chiave differente. È molto più brutta, purtroppo. Before we go in, I want you to promise me something. On the other side of this door is someone very important to me. More precious than any treasure. I want you to swear you'll do everything you can to save her. L'altra volta la situazione era stata differente. Eric aveva perso completamente la memoria. Qui invece ricorda perfettamente come sono andate le cose. Eric racconta del suo drammatico passato e di come 5 anni prima la maledizione della collana avesse trasformato sua sorella in una statua d'oro e lo avesse costretto a fuggire dalla sua terra natale. I've been drifting around the world for who knows how long when I bumped into this guy calling himself the Seer. He had a prophecy for me. E sappiamo già chi è il veggente. In questo caso è proprio Eric, dalla sua bocca ci viene narrata la sua storia, il suo passato. Nell'altro caso, invece, avevamo scoperto tutto grazie ad una delle radici di Yggdrasil presenti all'interno del rifugio. He told me to go after the orb. That if I did, I'd meet the luminary somewhere deep underground. And that if I helped him, I'd finally be forgiven. Meet my little sister. La conosciamo già, non ti preoccupare. Quel peperino che purtroppo ha uno screen time davvero misero. Mia. Da un lato però c'è da dire che la ragazza è stata fortunata nella sfortuna. Sono passati 5 anni e in 5 anni non è probabilmente invecchiata di un solo giorno. So I've been thinking. Now you've got the Sword of Light. Your powers are maxed out, right? Maybe you can use them to break the curse. Please. It might not work, but it's gotta be worth a try. She might have been turned to gold, but my sister's still in there. E anche qui tutto il pathos, tutta la situazione emozionante che si era creata durante il secondo atto viene distrutta da il nostro caro amico che usa la spada della luce e state un po' a vedere. Così semplicemente riesce a farle cadere la collana maledetta. Eric? I had the weirdest dream. I was so lonely and scared. But then right at the end, I felt happy. I dreamt that you saved me from the darkness.
anche qui è come se avessero dei ricordi riguardo all'altra timeline, però non è chiaro il motivo. Don't worry about it. I forgive you. Anche qui, perdonato in un secondo, si va proprio a spezzare tutto. Purtroppo, già detto, ripetuto, qualcuno l'aveva anche scritto nei commenti. Questo salvataggio di Mia da parte del Lucente è proprio scritto male, buttato lì. Doveva succedere, bisognava sistemare la situazione in qualche modo, ma è troppo, troppo dozzinale. You've helped me, so I'm sure gonna help you. I'm with you to the end, partner. Grazie. Anche questo ci veniva detto nell'altra situazione. E qua, vedete, già fatto, tutto risolto. Se uscite, tra l'altro, questa è una piccola chicca che voglio farvi vedere, giustamente Castel dell'Oro non esiste. Se vi foste però lasciati qualcosa alle spalle, da quel che leggevo su internet, a me non è mai successo, dovrebbe trovarsi qui fuori un forziere con tutti gli oggetti presenti all'interno del castello che non avete preso. Quindi ve l'ho detto così per informazione. Se qualcuno è successo e l'ha trovato, me lo scriva nei commenti, così confermiamo questa cosa. Comunque parliamo con Mia. Non preoccuparti per me, mi sono ripresa alla perfezione, quindi grazie per avermi salvata, ma parliamo di cose più importanti. Hai rotto la mia collana, ora non posso più trasformare gli oggetti in oro. E io che già mi vedevo miliardaria, per colpa del mio stupido fratello e dei suoi amici fin troppo solerti, adesso sono punto e a capo. Hai sentito, Eric? Sei in debito con me. Non appena la vostra piccola avventura sarà finita, vi conviene accompagnarmi in una caccia al tesoro memorabile, se volete che prenda in considerazione l'idea di perdonarvi. Fino ad allora potete tenerla voi, ma promettetemi che me la riporterete. E riceviamo la collana del re dei pirati, che, come potete vedere, potremo equipaggiare al nostro amico, e forse anche a qualcun altro, controlliamo subito. Accessorio per il collo che attira il bottino. Le probabilità che i mostri sconfitti lasciano oggetti è aumentata, ha come caratteristica, e le probabilità di essere maledetti si riducono del 50%. Simpatico che Mia ci doni un oggetto che riduca la probabilità di ricevere maledizioni. Questo è quasi un inside joke della cosa. Comunque, sì, non è... aumenta di un po' la difesa del nostro amico, che non è male, e anche il fascino. Come potete vedere off screen, ho anche portato l'armatura, cioè il soprabito e il copricapo a un più 3, in modo da avere una difesa migliore. Comunque, con Mia abbiamo fatto tutto il necessario. Andiamo a corte dalla regina Frisabel, perché avrà da dirci qualcosa. Quindi ci teletrasportiamo nella città di Jelheim. A quanto pare a Jelheim, in città perlomeno, non sta succedendo nulla di troppo pericoloso. Tutte le volte che arrivavamo qui c'era sempre qualcosa che non andava, o gente trasformata in statue di ghiaccio, o nell'altro caso in statue d'oro. La situazione sembra abbastanza tranquilla. Ah, tu sei l'amico della regina Frisabel, l'avventuriero che ci ha salvati dalla strega malvagia. Sei arrivato proprio al momento giusto. Non conosco bene i dettagli, ma sua maestà sembra molto turbata. Potresti aiutarla? Ormai siamo abituati, dovrebbero pagarci profumatamente per tutti i servigi che abbiamo reso a questo popolo sfigatissimo, forse il popolo più sfigato dell'intera Erdrea. Dei nobili. Sì, l'ho saputo anch'io. Nonostante le dichiarazioni di Re Carnelio, il figlio dell'ombra non esisteva. La nostra regina ha fatto bene a rimanere neutrale. Sua maestà è saggia come tutti i suoi antenati, che possa regnare a lungo. Speriamo. Comunque un problema che affligge Jelheim, o meglio le sue vicinanze, c'è. E adesso ci verrà spiegato. Oh, guardate chi c'è qui. Frisabel di fianco a Cristalinda, che non vedevamo da un po'. Fedro, sono molto contenta di rivederti. Voglio sapere tutto delle tue avventure, ma prima dobbiamo occuparci di questioni più urgenti. Vedi, recentemente un terribile dragone nero è emerso dal fiordo ghiacciato di Cum Nevis. Crediamo che sia la stessa feroce belva che terrorizzò il mio regno durante l'era degli eroi, la serpe dell'Aurora.
che, se vi ricordate, nel secondo atto avevamo sconfitto. L'aveva congelata Darius nel passato. Certo che c'è da dire che Darius aveva la grande abilità di congelare e rinchiudere i nemici all'interno di prigioni o di ghiaccio nel caso della serpe, o di una strana materia nel caso di Calasmos, perché effettivamente non ha sconfitto nessuno. Tutti i nemici dell'epoca degli eroi, dell'era degli eroi, sono ancora in giro. Darius non è che fossi così un grande lucente, c'è da dire, eppure avevi un aspetto molto più da figo rispetto al nostro. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Al momento il mostro sta impazzendo nei campi innevati ad est, ma se dovesse rivolgere la sua attenzione verso la città, dubito che riusciremo a resistere a un suo assalto. I miei coraggiosi soldati sono andati ad affrontarlo diverse volte, ma sono sempre stati respinti, riuscendo a scappare vivi per miracolo. Fedro, sei la nostra unica possibilità. Ti prego, amico mio, andrai a Cum Nevis a eliminare il serpente? Ovvio che sì. Oh, davvero? Grazie, grazie di cuore. Il mostro si annida nei pressi del fiordo ghiacciato nell'area sudorientale della steppa di Cum Nevis, esattamente dove l'avevamo trovato in passato. Se riuscirai a sconfiggerlo, farò in modo che tu venga adeguatamente ricompensato. Ti auguro buona fortuna, mio caro amico. E tu, Cristalinda, invece? Salve, mio caro Fedro. Tu e i tuoi amici avete intenzione di eliminare la minaccia costituita dalla stella oscura che fluttua nel cielo sopra Galoppoli, non è così? Che cosa hai detto? Vuoi sapere come faccio a saperlo? Vedo nei tuoi occhi il fuoco della distruzione, amico mio. Sotto questo aspetto sei molto simile a come ero io un po' di tempo fa. Non ho più i poteri di cui disponevo un tempo, ma mi piacerebbe comunque aiutarti a togliere di mezzo quell'astro. Il suo terribile aspetto offende e oltraggia il mio gusto estetico. Ed è vero, il tuo gusto estetico è molto molto alto, Cristalinda. Ti chiedo di portarmi un paio di anime di serpente. Vedete? Le anime di serpente, l'anima di serpente che avevamo recuperato dal drago reale ad Andrasil, e che, se ve ne serviranno altre, potrete tornare lì a rubarle dagli altri nemici dello stesso tipo. Ti chiedo di portarmi un paio di anime di serpente, non sono particolarmente difficili da trovare. Dopo che me le avrai consegnate, utilizzerò ciò che resta delle mie capacità per trasformarle in oggetti straordinariamente potenti, che potrai usare per creare dell'equipaggiamento strabiliante, vedete? Puoi ottenere le anime di serpente da vari tipi di creature appartenenti alla famiglia dei draghi, ad esempio dai Pruslas che vivono nelle sabbie celestiali. Sconfiggi quelle belve e impossessati della loro essenza, anche lei ci dà un consiglio. Una volta che avrai preso le anime di serpente, portamele e io farò in modo che i tuoi sforzi siano adeguatamente ricompensati. E qui ci torneremo. Nel frattempo andiamo a Cum Nevis a sbarazzarci per la seconda volta della serpe dell'Aurora, che questa volta sarà davvero molto molto potente. Infatti vi consiglio di andare lì molto ben equipaggiati. Comunque andiamo, ci attende una bella battaglia. Da Cum Nevis semplicemente dovremo incamminarci verso Alboria per trovare il nostro nemico. Come vi accennavo prima, è nella stessa identica posizione del secondo atto. Se vi ricordate, si trovava qui originariamente. Nell'altra timeline era stato liberato dall'ascesa di Mordegon. Qui, al contrario, è stato liberato dall'ascesa di Calasmos. È stato lui a risvegliarlo. Infatti, lo troveremo anche in questo caso in versione Crudelis, come ormai siamo abituati. Vedete, ha gli occhi verdi. Since time beyond memory, I have been sealed away in that frozen fjord. But thanks to the Dark Master, I am released, and I am stronger than ever before. Non ha perso la parlata lentissima che aveva, come tutti i nemici di questo gioco. Was I locked away in that icy prison? But now I will have my revenge. Scion of the Luminary, prepare to be consumed. Va bene, va bene.
Immagino il doppiatore di questo drago quanto si sia divertito a dargli la voce. Comunque, ci siamo. Questa sarà una battaglia abbastanza impegnativa perché fa molto molto danno. Comunque, direi che cominciamo con Jade che va in punizione. Così la baffiamo un pochino. Ok? No, non volevo difendermi, dannazione. Perfetto, e andiamo subito di spada del grande potere. Dai. Vai, Lucente. Oh, 707, perfetto. Oh, ed entra anche lei in pimpante. Era proprio quello che volevamo. Andiamo direttamente di multi-onf su di lui. Così lo carichiamo per bene. Peccato aver perso un turno così col nostro amico Eric, perché è davvero un peccato. 243. Inferno. No, siamo davvero ben difesi. Anche il set di Irwin del Lucente l'ho portato a un più 3. Non è necessario farlo perché non è l'armatura finale che manterremo per lui. Però per sfizio, avendo tanti soldi, avendo anche tante perle del perfezionista e avendone anche acquistate un po', ho sistemato tutto, così andiamo molto tranquilli e senza problemi. Ok, bene. E Veronica è lì mezza morta, però caspita. Non so se rischiare e curarla. Sì, dai, la curiamo, non voglio farla morire, dai. Forza. Maxi cura sulla nostra amica. Perfetto. Per il momento Serena non la facciamo entrare in campo. Aspettiamo un pochino. Respiro nero. Ah. Vedete, 3 turni. Attacca per 3 volte consecutive. È questo il grande problema di questo nemico. Fa male. Fa dannatamente male. Bene. Tu quasi quasi, cara Jade, potresti andare di... Vediamo un po'. Un brutale calcio rotante che colpisce l'avversario a mezz'aria. Vai. Vediamo se gli facciamo male. Oh, bene. 805. Perfetto. Oh. Ok. E tu vai di criticissimus. Mamma mia. Eric, è qualcosa di allucinante nel post-game con l'abilità di visione. Però, caspita... Mi tocca curare di nuovo tutti, porca miseria. Forse è bene far rientrare Serena. Adesso valutiamo un po', vediamo come va avanti. Allora, vediamo un po', che faccio fare a te? Potresti andare di... Meteorite di fuoco, vediamo se gli facciamo abbastanza male. E vedi di usare Eco Incantatrice così si becchia dopo danno. Ah, 384. Mica tanto bene. Ok, non è crollato nessuno. Oh, Eric manca. Cioè, Eric viene mancato. E insisti con Inferno, eh. Oltretutto adesso è anche pimpante. No, dai, facciamo così. Puntiamo sui danni del Lucente. Dai, Serena, dacci una mano, forza. Così abbiamo la curatrice, che in questo caso ci servirà di più. Tu... Di nuovo in divisione. La rottura di divisione è che perdiamo sempre un turno, però sappiamo bene che è così. E quasi quasi puntiamo sul danno di Eric. Perfetto. Finalmente, caro Lucente, puoi fare un po' di danno anche tu. Vai. Oh là. Perfetto. Ci ha paralizzato Veronica. Aia. E mi sa che Veronica ci saluta allegramente. Eh sì. Vedete? Non è per niente uno scontro semplice. Dai, criticissimus. Vai. Ok, perfetto. E dai, Lucente, forza. Che schifo di attacco. Ma io quasi quasi, Veronica, non la rialzo neanche. Ragazzi, voglio divertirmi. Dai. Omnicura. Ce la faremo con 3 personaggi. Tanto siamo a livello 99. Nessun danno. Magnifico. Ok.
E di nuovo inferno. Chiude sempre con inferno, come avete potuto notare. Ah, penso che con questa serie di turni dovremo farcela. Dai, Eric. Benissimo. Devastato. È una battaglia che veramente può diventare un problema, ma un serio problema. Comunque abbiamo ricevuto un'anima di serpente, come avete potuto notare. La serpe dell'Aurora è stata sconfitta, torna al castello di Jaelheim e dai la buona notizia alla regina Frisabel. Ci curiamo e torniamo dalla nostra amica Occhialuta. Dai Frisabel, vediamo un po' che hai da dirci. Grazie di cuore Fedro, hai salvato il mio regno dalla temuta serpe dell'Aurora. Prima hai salvato noi di Jaelheim dai nostri problemi con Cristalinda, e ora questo. Sembra proprio che non riusciamo a passare un giorno senza approfittare della tua gentilezza, e dici bene. Hai la nostra eterna gratitudine. Come promesso, ho una ricompensa speciale per te. Tieni, caro amico, te lo meriti. Lama regale. Proprio come il globo blu che ti ho dato prima, anche questo è uno dei cimeli più preziosi della famiglia reale di Jaelheim. Spero che ti sia d'aiuto nel tuo viaggio. Se un giorno avrai tempo, torna a raccontarmi le tue avventure. Sei sempre il benvenuto nel regno di cristallo di Jaelheim. E va bene, parliamo anche con Cristalinda. Oh, per mille incantesimi! Se i miei occhi non mi ingannano, hai con te un'anima del serpente. Vuoi che la trasformi in qualcosa che potrebbe esserti molto utile? Sì! Haha, molto bene! In quale oggetto vuoi che la muti? Ecco qua, ragazzi. Questa è tutta... sono tutti i materiali di cui avremo bisogno in futuro. Per il momento non facciamo nulla. Torneremo qui a tempo debito, però volevo intanto farvi vedere questa cosa. Mi spiace sentirtelo dire. Avrei voluto usare i miei poteri per uno scopo nobile e benefico. Bah, peggio per te. Comunque, se ci ripensi, sai dove trovarmi, ma... ci ripenseremo. Ci ripenseremo assolutamente, cara Cristalinda. Ad ogni modo, hanno bisogno del nostro aiuto ad Ampodia, perché dietro il dipinto di Mostra Lisa si stanno agitando altri problemi. Quindi andiamo là, vediamo di capire che sta succedendo. E arrivati ad Ampodia, il Sylvian Team ci accoglie e la gente sembra presa da un'irrefrenabile foga di ballo. Stanno ballando tutti. Busco, che diavolo sta succedendo? Salve signore, ah, ti ringrazio molto per aver salvato persone che erano state intrappolate dentro di affresco. Come dici? Vuoi sapere perché sto ballando? Ah, non lo faccio mica per mia scelta. È arrivato un mostro che ha lanciato maledizione su Ampodia e siamo costretti a danzare a ritmo di sua musica. Sono molti, moltissimi giorni che balliamo senza sosta. Ah, i miei piedi sono gonfi come zampogne. Weppa, ti prego signore, aiutaci. Sì ragazzi, avete già capito, questa volta dietro il dipinto c'è un mostro che ha lanciato questa bellissima maledizione contro tutti gli abitanti che non riescono a smettere di ballare per un secondo. A spiegarci la situazione sarà Davide, che già in passato avevamo salvato da Varizia, mentre la città era sotto il suo controllo nel secondo atto. Maledizione lanciata da mostro costringe gente a ballare e a dire parole molto strane. Capisci anche tu che questa è situazione veramente imbarazzante. Signore, ti prego, tu devi aiutare noi. Tu hai aspetto di persona forte e coraggiosa. Dirigiti verso rovine e sconfiggi creatura malvagia. Io credo che se farai questa cosa, maledizione potrà essere annullata. Sì, lo faremo. Tra l'altro, come potete notare, loro due sono gli unici che non sono stati colpiti davvero. Oh no, niente affatto, non sto guardando Suora che balla, proprio no. Se io facessi questa cosa sarebbe insulto a mia povera moglie defunta. So che dobbiamo sconfiggere mostro se vogliamo liberarci da maledizione, ma io non sono eroe, non so combattere, non sono in grado di affrontare creature malvagie. Come dici? Vuoi sapere dove è andato mostro? Si è diretto verso rovine, portando con sé diversi giovani abitanti di villaggio. Ti consiglio di fare molta attenzione se hai intenzione di seguire Belva. Certo che chiudere quel passaggio con una magia non sarebbe una cattiva idea, dato che continuano a succedere cose dall'altra parte. E guardate qui la suora, molto molto giovane. Anche lei presa dal ritmo delle danze. Ti prego, non guardarmi! Weppa, non voglio che qualcuno mi veda! Suora come me non dovrebbe ballare in questo modo! Weppa, weppa!
come sempre, questa è una tipica situazione da Dragon Quest. Solo in un gioco del genere possono inventarsi una cosa del genere. Ok, comunque, dovremo tornare dentro le rovine di Saffem per un'altra volta. Dovremo ripercorrere tutto il dungeon fino alla fine. Guardate, qui c'è un bardo allegro. Weppa weppa, balla riballa e triballa. Maledizione, traduttori. E qui, questo è il posto dove li ha portati. Andiamo, dai. Anche se non sei credibile per niente. Il dungeon ve lo salterò, però vi farò vedere la prima parte perché ci sarà un altro scrigno enorme che dovremo combattere, perché al suo interno c'è un oggetto. Amico, devi aiutarci, Weppa! Il denatissimo mostro che ha lanciato la maledizione del ballo si è nascosto nell'affresco. Inseguilo e dagli una bella lezione! Sì, certo, andiamo nell'oltremuro per la seconda volta. E qui dovremo arrivare fino alla fine, sarà abbastanza lunga. Perché, se vi ricordate, questo è un dungeon abbastanza bruttino nella sua conformazione. È bella l'atmosfera, però, a scale che salgono, scendono su mille piani diversi. E sinceramente, tra i dungeon di Dragon Quest 11, già lo dicevo nell'episodio dedicato, è forse stato quello che mi è piaciuto di meno sotto tanti aspetti. Tra quelli che mi sono piaciuti di meno, perché il campo di battaglia sull'isola fluttuante non lo batte nessuno. Quel dungeon lì veramente l'hanno buttato lì proprio per necessità e per allungare un pochino, perché era proprio poco ispirato e esteticamente insulso. Peccato che ci dovremo tornare per alcune cose che dovremo fare per completare questa run. Ragazzi, mancano davvero pochi episodi alla fine di questa serie. Mi sembra incredibile, non avrei mai pensato di svolgerla in questo modo, facendovi vedere praticamente ogni cosa che si può fare. Anche se, ripeto, non è una completionist run, perché sennò durerebbe probabilmente 100 episodi. Comunque, il forziere che ci interessa è qui, e adesso lo facciamo fuori. È un gran scrigno. E con i nostri amici e le loro ottime abilità non avrà lunga vita. Però è interessante prendere l'oggetto che ci dà, come già vi preannunciavo. Dai, ruba magia, rubami pure 23 MP. Che paura non mi fai. Oh no, ha fatto effetto su tutti. Che rottura. Dai, Eric, perfetto. Sì, potevi non mancarlo. Ok, è troppo confusa e non sa cosa fare. Benissimo, proprio la healer e basta mi hanno lasciato libera. L'unico personaggio che potevano confondermi, perché tanto era uguale. Dai, ok. Vediamo se tornano in sé abbastanza in fretta. Ok, bravissima. Che sta facendo? Eric non sa cosa fare. Benissimo. Urca. Ok. Lucente, ti prego non fare... Ma cosa? Scappa. Dai, multicura, forza. Almeno. Andiamo sul sicuro. Dai, Eric, ti prego, no, chiamare i rinforzi, che tanto non arriva nessuno. Di nuovo. Ok. E adesso abbiamo anche Serena colpita dalla confusione. Dai, forza. Ti prego, Veronica, meteorite di fuoco, dai. Andiamo di liberarcene. Quando lo avevo sconfitto al di fuori del let's play ci avevo messo un attimo. Giustamente è sempre così. O le cose vengono benissimo o vengono malissimo. Ok. Eric, non si picchia una signora. Mancato. E di nuovo ruba magia. Dai che voglio... No, un'altra volta, maledizione. Ok, meno male che ha mancato Veronica. Dai, meteorite di fuoco di nuovo. Bene. E continuano a provare a scappare. Oh, finalmente. Dai, criticissimus. Vediamo di liberarcene. Oh, maledizione, eh? Ha tanta vita. E se n'è andato.
Per fortuna. È stato più difficile del previsto, è incredibile. Oh! Otteniamo anche un titolo, Combattente Supremo, conferito per aver ottenuto la vittoria in almeno 1000 battaglie. Wow! Che complimentone! E dentro troviamo un ciondolo degli elfi che vi faccio vedere perché è un accessorio abbastanza interessante. Come vedete è un elaborato emblema incantato che respinge ogni tipo di effetto negativo. E vedete sotto le probabilità di essere addormentati o confusi ridotte del 20. Privati della capacità di lanciare magie o morire all'istante del 20, anche quelle come saltare un turno e i PM sottratti. Però se viene modificato, tutte queste probabilità al 20 possono arrivare al 50 se lo portiamo a un più 3. Quindi, come potete vedere, è un accessorio niente, niente male. Bene ragazzi, off screen vado a percorrermi tutto questo dungeon. Ci rivediamo dal boss. Tanto la strada la conoscete già, è la stessa che serviva per arrivare da Mostra Lisa. E dopo la lunga traversata siamo arrivati. Interagiamo con la statua della dea dato che ci curerà HP ed MP e andiamo a sfidare il nostro nemico. Voglio ricordarvi che anche qui, come in tutti gli altri dungeon nel post game, i nemici sono cambiati e sono più potenti. Io non sto a farvi vedere tutto perché verrebbe lungo e noioso, ma voi sappiate che se non siete ancora a livello 99 e volete affrontare i dungeon, è anche un buon modo per allenarsi seguendo quello che il gioco in teoria vi fa fare. Comunque, a quanto pare qui ci sono gli amici di Sylvian dell'esercito del sorriso, comandati da questo mostro. Vediamo che sta succedendo. Steps of yours, eh? Ha ha! There's someone else! Look! Just look at me go! Hustle, hustle! Wee-hee-hee! C'è da dire che è un nemico abbastanza spassoso, visto così. Someone! Make him stop! Sono tutti distrutti! We're dancing for the Dark One here, so look lively, or there'll be trouble. Hand a one, hand a two, and a hoop-a, hustle! L'idiozia della situazione comunque è incredibile. Hoping I wouldn't notice you slacking off back there, were you? Sì, siamo qui proprio per questo, in realtà vogliamo smettere di ballare, dai. Ok, un antico peloso Crudelis, dai. Forza ragazzi, c'è da far fuori anche questo idiota. Non è un nemico esattamente facile, quindi nonostante il suo aspetto simpatico, bisogna starci attenti. Ok, dai, meteorite di fuoco. E vediamo di cominciare a dar fastidio. Anche se mi aspettavo di più. Bisogna che sistemiamo l'equipaggiamento di Veronica, perché fa troppo poco danno per i miei gusti. Dai, vai. Ok, e beh, qui nel tuo caso c'è poco da fare, dato che stanno tutti bene. Tecniche, che posso farti fare? Vediamo, tra l'altro un gruppo di nemici con raggi luminosi. Sì, questo è perfetto, lamento dolente. Così almeno se Veronica attaccherà, prenderà più danno, dato che abbiamo ridotto la sua difesa elementale. Bene. È vero che chiama rinforzi. Ecco perché questa battaglia può diventare un po' fastidiosa. Dai. Oh, bene Eric. Benissimo. Ok. Di nuovo. Sotto. Perfetto. Vediamo se effettivamente ha funzionato la tecnica di Serena. Sì. Sì, ha funzionato molto bene, abbiamo già fatto più danno rispetto a prima. Vediamo se c'è qualche altro buff utile. Ma mica tanto. Sinceramente, boh, proviamo. Non gli abbiamo fatto praticamente nulla, anche perché non è un demone, quindi effettivamente non era da usare. Tornado. Incantesimo critico, beh. Se questo è l'incantesimo critico,
quelli normali non ci daranno troppo fastidio. E vedete, nuovi nemici. Il suo problema non è tanto la forza, ma il fatto che continua a chiamare rinforzi. Caspita, c'è anche un'upula. Un nemico di cui parleremo più tardi in questo episodio, perché ha qualcosa di interessante. Ma ogni cosa a tempo debito. Ok, dai. Adesso anche Eric e Lucette sono stati colti dalla voglia irrefrenabile di ballare per un turno. Però qua mi sa che è meglio cominciare a fare danno ad area, visto che i nemici sono un po'... dimostra tutto il talento con la spada su Fedro. Il talento è fare 9 danni. Maledizione. Ancora? Ok, meno male, perché sennò sarebbero cominciati ad essere un po' troppi. Caspita, sicura. Sono tutti pimpanti anche. Dai, Eric, vai. Forza, divisione di nuovo. Che dobbiamo liberarcene. Oh. Anche tu hai voglia di tornare a combattere, meno male. Uno. E adesso con te andiamo di Bang Supremo, così li colpiamo tutti. Dai. Oh, bene. Solo uno ne è rimasto in piedi, incredibile. Beh, Serena, vuoi essere tu ad avere questo onore? Secondo me non lo spazzerai via, però non si sa mai nella vita. Sorprendimi. No, infatti, figurarsi. È quasi assurdo che ci ritroviamo davanti solo a un nemico così. Dai, basta, smettiamola di giocare a questi scontri stupidi. Perfetto. Kaleido Stoffa, anche questo, se vi ricordate, un ottimo oggetto, perché è uno degli oggetti che ci dà Cristalinda per le anime del serpente. Grazie signore, grazie di cuore. Ora che hai sconfitto mostro non siamo più costretti a ballare e possiamo muoverci liberamente. Dopo che ci hai condotti qui, Belva ci ha costretti a indossare questi stranissimi abiti. Poi ci ha ordinato di ballare, ballare, ballare sempre senza fermarci mai. Ok, quindi nell'altra timeline era Sylvian la Belva. A quanto pare per forza doveva esistere questo esercito. O comunque... dovevano esistere questi personaggi con questi abiti. Siamo molto felici che tu sia venuto ad aiutarci. Se avessimo continuato a danzare anche solo per poco tempo, saremmo morti per sfinimento. Meno male, li abbiamo salvati. Beh, torniamo in città da Davide e facciamoci dare la nostra ricompensa, che non sarà nulla di speciale in questo caso, ma ci aiuterà a completare un trofeo. Insomma, i tizi al di là dello specchio, gli ex amici di Sylvian, sono trasferiti in città. Oh, sei tu, signore! Sei colui che ha sconfitto mostro in rovine! Sappi che sarai sempre benvenuto qui ad Ampodia. Sapevi che dopo che hai eliminato Belva, nostro sindaco ha avuto idea per sfruttare danza che creatura malvagia ci aveva insegnato e abiti che ci aveva costretti a indossare? Ora attireremo più turisti di prima. Se vi ricordate, qui hanno tutti il pallino per gli affari. Ampodia è una città prettamente commerciale. Ah, scommetto che tu vuoi sapere cos'è affare che c'è dietro di me, vero? Devi andare a chiedere a Busco, non so se sono interessato, ma visto che è qui glielo chiediamo. Salve signore, volevo proprio parlare con te. Sai che sei nuovo eroe di Ampodia, vero? Prima hai risolto emergenza di affresco, poi quella di maledizione di ballo. Sei veramente persona straordinaria. Ora ti racconto di mia nuova idea per attirare turisti in nostro villaggio. Allora, persone di altri paesi non sono più interessate ad affresco. Affresco è cosa di passato, danza invece è attrazione di futuro. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare grande parata di Ampodia. Sarà spettacolo meraviglioso, che ci permetterà di mettere a frutto danza che siamo stati obbligati a imparare. E già, siamo già pronti per la nostra prima esibizione. Dimmi, tu vuoi vedere? No. Come preferisci, signore. Però secondo me sbagli, perché avresti apprezzato il nostro spettacolo. Fammi sapere se cambi idea. Non la cambierò. Andiamo dal nostro amico a recuperare ciò che ci aspetta di diritto. Non perdiamoci in queste cose. Davide è esattamente... No, non è più dove l'avevamo lasciato. Dove si è trasferito, accidenti. Mi sa che è tornato a casa sua. Ok, chiaramente sto cominciando a soffrire di problemi di vista perché era qui che mi guardava. Noi vorremmo farti piccolo regalo per ringraziarti. Ecco, da parte di tutte persone di villaggio. Fedro ha ricevuto 10 mini medaglie. Se è saltato un piccolo pezzettino è perché la registrazione è impazzita per un attimo e non potevo tornare sul dialogo, quindi vi chiedo scusa.
Ah, c'è altra cosa che ti voglio dire. Maledizione di Ballo è stata esperienza orribile, ma forse noi possiamo sfruttare essa per attirare tantissimi turisti in nostro villaggio. È stato Busco, amico di mio padre, ad avere quest'idea. Se vuoi saperne di più, vai a parlare con lui. E come potete vedere, ci sono state date 10 mini medaglie, che finalmente ci permetteranno di completare la terza pagina all'Accademia, dandole a Monsieur de Medaillon. Con la terza pagina supereremo le 75 medaglie, che sono quelle necessarie al trofeo. 110 sono quelle totali utili per i premi, e le troveremo pian piano perché potremo cominciare a farmarle tra poco. Ad ogni modo, vi spiegherò meglio in futuro. Intanto andiamo da Monsieur de Medaillon all'Accademia. Pronti ad ottenere un po' di premi e un bel trofeo? Andiamo! Benvenuto all'Accademia delle Medaglie, giovanotto! Ah, vedo che mi hai portato 24 mini medaglie, magnifique! Mettiamo un bel timbro sul tuo album. E state qua a vedere quanta roba otterremo. In realtà saranno 4 premi, nulla di più. Comunque, sarà una piccola soddisfazione. Spada dei miracoli. Ok, la otteniamo. Benissimo. Gladio sonico. Ed eccoci qui. Completiamo così la pagina. La terza pagina, ottenendo un miracolanello. Hai completato una pagina del tuo album delle medaglie, il che non è affatto cosa da poco. Benissimo. Hai completato questa pagina, ma la tua carriera di cercatore di medaglie non è ancora finita. Lo sappiamo. Vedete? E in totale hai ottenuto 76 timbri. Continua a cercare le mini medaglie e quando arriverai a 80 timbri ti ricompenserò con stili per tutte le stagioni. Non ti sembra un premio fantastico? E otteniamo il titolo Professore di Mini Medaglie, conferito per aver completato la terza pagina del tuo album di mini medaglie. Come potete vedere, nella mia RAM personale questo titolo non lo avevo ottenuto. O meglio, questo trofeo non lo avevo avuto, perché non ero stato a cercarle tutte quante. Quindi sì, scoprite un altro piccolo segreto. Io non ho platinato Dragon Quest 11, ma lo platineremo insieme durante questo Let's Play. Comunque ci sono altre due cose che voglio farvi vedere prima di andare ad affrontare le prove di Tristan. Faremo un veloce giro a caldo, o meglio all'interno del Monte Huji, a fare una piccola chiacchierata con Rika, perché ci dirà una cosa. Dovremo aiutare anche lei, anche se in questo momento non siamo ancora in grado di farlo, però è interessante vedere cosa sta succedendo da quelle parti. Dopodiché faremo un salto al punto d'atterraggio della prima selva, perché vi farò vedere un metodo consigliato anche da Stefano Cartago, un utente che spesso mi scrive su Facebook e che ci tengo molto a salutare, che ci permetterà di ottenere degli scudi che possono essere rivenduti alla bellezza di 30.000 gold. Impareremo a fare un botto di soldi. Comunque, prossima destinazione Monte Huji. Ci rivedremo direttamente davanti a Rika. Rika, giustamente, è ancora viva. Non è mai stata divorata dal figlio che ha le sembianze di Tatsunaga. Sentiamo di cosa ha bisogno. Ospiti inattesi, giungete come la neve in un caldo giorno di sole. Volete ascoltare la mia storia? Sì. So che stenterete a credere a ciò che vi dirò. Ma questo grande drago è mio figlio. Egli è vittima di una maledizione, ma ho ancora qualche speranza di salvarlo. Sono in possesso di uno specchio speciale. Quell'oggetto mostra la verità, ma ciò che ho non è sufficiente. Mi serve una goccia di lumenessenza. Essa è necessaria per ridare luce allo specchio. Portami quella goccia, ti prego. Cura il dolore che mi lacera il cuore. Salva il mio unico figlio. Questa goccia la troveremo a breve. Ora non possiamo aiutarla, però ho voluto farvi vedere che qui c'era ancora in atto questa storia. D'altronde non è successo nulla, non siamo mai stati qui, non abbiamo mai avuto modo di scoprire questa cosa, ovvero che Rika sta ancora vegliando sul figlio. Comunque ragazzi, è arrivato il momento di chiamare Ketacheas e andare
a fare un po' di soldi. Voglio farvi vedere questa cosa perché è davvero interessante. Suoniamo il nostro flauto e ci dirigiamo, come vi dicevo già, al punto di atterraggio della prima selva. Non ci siamo mai stati finora, è il punto in cui dovreste trovare anche tutti gli oggetti che vi siete lasciati alle spalle della Fortezza del Terrore. Se non avete preso qualcosa lì, dovreste ritrovarla in questo posto in cui andremo adesso, all'interno di un forziere. Ripeto, già lo dicevo in qualche episodio precedente, non ho verificato personalmente questa cosa, quindi se qualcuno ha una prova empirica e l'ha sperimentato durante il proprio let's play, è pregato di scriverlo nei commenti, così aiuta me e aiuta anche tutto il resto della community. Comunque scendiamo, anche se mi dispiace abbandonare Heavenly Fly, questa traccia mi mette addosso una calma incredibile, è veramente bella e mi fa tornare ai tempi di Dragon Quest 8, ma comunque adesso sono altre le cose ad interessarci. Qui ci sono dei nemici chiamati Upula. Uno lo avevamo visto poco fa mentre stavamo ammazzando il nemico presente all'interno dell'oltremuro. Comunque andiamo con ordine. Gli Upulus posseggono uno scudo chiamato Diabolos, che come vi dicevo prima può venire rivenduto per la somma di 30.000 gold. Come si fa ad ottenerlo? Eric lo può rubare a loro. Come faremo? Non è un oggetto che si può rubare facilmente. Andremo ad aumentare le probabilità di Eric di rubare con dello specifico equipaggiamento. Innanzitutto andremo a mettergli, ad equipaggiargli, due paia di guanti del furfante più 3, che aumentano il 5%, come potete vedere, le probabilità di riuscire a rubare oggetti, quindi otteniamo un 10% in più di probabilità di riuscire a rubare. Oltre a questi, mettiamo il turbante dell'imbroglione. Questo aumenta le probabilità del 3%. Così siamo a posto. Abbiamo più probabilità di rubare, il resto va bene. Perfetto, ci siamo. Adesso cosa facciamo? Li sfidiamo e proviamo a rubare. Altra cosa importante, il parametro di destrezza di Eric è molto molto importante. Più è alta la destrezza, più è alta la sua probabilità di rubare. Ricordatevelo attentamente. Un'altra cosa che ci tenevo a dirvi, i guanti del furfante li potrete craftare grazie ad una ricetta che troverete dietro al tempio di Safem, dove siamo stati poco fa. Dietro al tempio c'è un forziere con all'interno una ricetta chiamata Furti su misura, che vi permette di craftare, oltre a tante altre cose, anche i guanti da furfante. Altrimenti possono essere un oggetto che viene droppato dai ladronigli nella pianura di Galoppoli. Però, sinceramente, vi conviene forgiarveli. Un paio di questi guanti, oltretutto, si trova anche in una chest all'interno della cripta criptica. Io, ovviamente, li ho aumentati a più 3, come avete potuto vedere, per portare più in alto la probabilità, o meglio, la percentuale, di riuscire a rubare. Perché, sennò, di base, la loro caratteristica sarebbe del 2%. La probabilità di rubare aumenterebbe del 2% se i guanti non vengono modificati. Comunque, bando alle ciance, ai discorsi tecnici che spero di aver fatto in maniera abbastanza chiara, andiamo, ci siamo. Dunque, usiamo anche divisione, perché anche divisione aumenta la probabilità di riuscire a rubare. Mandiamo in difesa i nostri amici, se no vabbè, possiamo anche attaccare lui, così ci liberiamo di un po' di nemici. Anche tu in difesa, cara Serena. Ok. Danni veramente importanti e arriviamo a poter utilizzare il nostro amico, che va addirittura in pimpante, quindi le probabilità aumenteranno ancora di più. Andiamo con Tocco del Ladro su Upula A. State a vedere. Non riusciamo a rubare nulla. Perfetto, giustamente doveva andare così. Non sempre è garantito. Purtroppo il dio dei let's play non ha voluto essere dalla mia parte. Riproviamoci. Riproviamo e vediamo se ci va meglio, dai. Ok, abbiamo rubato il diavolo, se avete visto. Quindi sono già 30.000
gold incassati. Dai, Eric, dimostra quanto sei un bravo ladro. Ok, e abbiamo rubato anche il secondo. Adesso li facciamo fuori e poi vi porto a vedere effettivamente il valore. Ve l'ho già detto, ma è bello da mostrare nel let's play. Ragazzi, se volete fare soldi facili e in maniera veloce, fate così. Venite qua, sfidate gli Upulus, rubate con Eric e tornate a rivendere gli scudi Diabolos che vi lasciano. Ed eccoci da Declan, che dovrà pagarci profumatamente. Buongiorno, caro amico. Dai, state a vedere. Borsa dell'equipaggiamento, Diabolos 2. 60.000 gold. Facili, facili, facili. Usatelo questo trucchetto. È molto, molto utile e veloce. Ci metterete di meno a diventare ricchi in Dragon Quest che a farmare per... o meglio, che a livellare. A livellare a livello 99. Comunque ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Intanto qui si è fatta notte. Lasciate un like, lasciate un commento, dite come sempre la vostra e ci vediamo alla prossima. Buona serata, le prove di Tristan ci attendono.